Buongiorno, siamo qui a Forum Piscine, prima giornata di evento, che si è aperta con l'intervento e la partecipazione del dottor Flavio Siniscalchi, capo dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con importanti annunci che ha avuto il piacere e l'onore per noi di fare durante la sua presentazione. Ce li vuole ripetere? Buongiorno, grazie, credo che sia doveroso essere qui oggi per ascoltare le testimonianze e le istanze da parte del settore, che è un settore per noi strategico. Noi ci stiamo impegnando al massimo per cercare di erogare nel più breve tempo possibile quelle che sono le risorse attese ormai da tempo, e per cui, come ho già annunciato in anteprima, noi dal prossimo mese di marzo, dalla seconda metà del mese di marzo, inizieremo ad erogare i famosi 53 milioni di euro che gli impianti sportivi stanno attendendo già da troppo tempo dal mio punto di vista. Quindi abbiamo messo in campo una task force che opererà solo ed esclusivamente su questo, per finire le istruttorie delle oltre 3.000 istanze che ci sono pervenute. Grazie infinite. C'è qualche altra novità che vuole presentare? Anche per il 2023, quindi per l'anno in corso, il governo, lo Stato, che oggi qui rappresento al posto del ministro Abodi, sta lavorando per individuare ulteriori risorse che possono dare anche ossigeno e prendendo spunto da quelle che sono le ulteriori criticità che sono emerse nell'ultimo periodo, a cominciare dal caro energia. Sono importanti i contributi per il settore, ce n'è davvero bisogno? Grazie.